Ciao ragazzi, ben ritrovati. Oggi non volevo far uscire altri video, ma le circostanze praticamente mi obbligano a farlo. Quindi ringraziate che ho un giorno libero che non mi aspettavo di avere e vi beccate pure il secondo video di giornata. Questa settimana sono particolarmente attivo. Io sono così, quando ho da dire qualcosa e sono in buona. Produco contenuti su contenuti, poi c'è il periodo in cui non ho voglia di parlare, sentire nessuno, e quindi non lo faccio. So che mi volete bene anche per questo. Detto ciò, ecco, dobbiamo parlare, di Alessandro Buongiorno e quindi torniamo a toccare il tema mercato perché da qualche giorno, Daniele Longo, un giornalista di calciomercato.com che segue molto molto da vicino le dinamiche di mercato del Milan, ha lanciato questa indiscrezione che ormai indiscrezione non è più perché i termini che utilizza per, diciamo, raccontare questa situazione di mercato cambiano ogni volta e vanno sempre più verso la sicurezza, no, di quello che lui afferma. E sostanzialmente parrebbe che il Milan starebbe facendo di tutto per portare Buongiorno a Milano già nella finestra di mercato invernale. Questa è una situazione che quindi già solo per come viene narrata va monitorata, ammesso e non concesso, uno che si verifichi e due che sia vera, perché sappiamo che dietro a certi, diciamo, a certe storie, chiamiamole così, di mercato, ci sono poi anche interessi di giornalisti, procuratori che devono promuovere l'assistito, giornalisti che devono fare visite e engagement, giornali che devono vendere, mettiamoci anche questo. Quindi il beneficio del dubbio ci sta, però visto che poi la notizia è stata ripresa anche per esempio da Gianluca Di Marzio, non possiamo, ecco, mettiamola così, ignorarla del tutto. Allora parliamone, ma parliamone in maniera molto tranquilla, no? Proprio come se fossimo davanti a una birra e senza fare allarmismo. Anche perché non c'è nulla da allarmarsi. Se Buongiorno, se non dovesse partire a gennaio, partirà l'estate prossima. Questo mi pare abbastanza scontato. Ma cosa dice Daniele Longo? Dice che il Milan in questi giorni avrebbe, diciamo, effettuato più di un sondaggio, ha avuto già anche dei colloqui con Urbano Cairo e la dirigenza del Toro per trattare appunto il passaggio di Buongiorno in maglia rossonera. Sarebbe una ci sarebbe sul piatto un'offerta da 15 milioni più bonus e in più il cartellino di Lorenzo Colombo che attualmente, cioè centravanti, lo conoscete, adesso attualmente in forza al Monza, l'anno scorso la prima stagione a titolare in Serie A con il Lecce. Il cui cartellino verrebbe valutato 15 milioni, quindi una, diciamo, un'operazione che sulla carta verrebbe considerata complessivamente superiore ai 30 milioni, ma dice Longo, al momento il Toro comunque al di là delle tempistiche, quindi gennaio, giugno e quant'altro, non vuole sentir parlare di cifre inferiori ai 40 milioni. Quindi bisogna partire da lì, no? Per analizzare la cosa. Chiaramente, poi ci sono tutta una serie di discorsi relativi da fare, relativi al fatto che comunque c'è una valutazione importante, ammesso e non concesso che sia vera quella di Colombo. Per un attaccante che ha ancora tutto da dimostrare, e mi verrebbe da dire che con 15 milioni di attaccanti forti ne trovi, ma ne trovi proprio a saccate, e quindi è chiaro che secondo me, se veramente la situazione e i discorsi sul piatto sono questi, c'è poco da discutere. Buongiorno non lascerà il Torino a gennaio. Tuttavia, io sono convinto che l'estate prossima, soprattutto se dovesse disputare un buon europeo, c'è la possibilità che lasci Torino. Perché è fisiologico, perché comunque parliamo di uno dei migliori difensori della Serie A, che quindi giustamente ha catalizzato l'attenzione trasversale di tantissimi club, delle big italiane, ma per caratteristiche, secondo me, Buongiorno potrebbe essere un difensore ben spendibile anche in Premier League, un campionato più fisico dove lui potrebbe trovarsi molto bene e va detto che un difensore come lui in Inghilterra potrebbe,
trovare spazio, non dico dovunque, ma già in realtà abbastanza importanti, posto che poi in Inghilterra 40 milioni di euro per prenderlo ce li hanno praticamente tutti, quindi che se la valutazione è veramente quella, la concorrenza può far addirittura scattare, come successe con Bremer, un'asta al rialzo. Quindi la mia opinione è molto semplice, partendo sempre dal presupposto che Buongiorno non rimarrà Vital Toro, e su questo prima ci rendiamo conto e prima evitiamo di farci sangue marcio, però ecco, io credo tanto per cominciare che non sia gennaio il momento giusto per cederlo, perché in estate c'è la possibilità di guadagnare di più, dobbiamo guardarlo in prospettiva economica. Perché appunto io do per scontato che il suo destino sia quello. Dopodiché, c'è anche un discorso proprio di campo, perché comunque il Toro ha perso scorsa fino alla fine della stagione. Privarsi anche di Buongiorno, ammesso e non concesso che davvero il Milan sia pronto a fare follie, perché ripeto, meno di 40 cash, tanto il Toro non si siede neanche a parlarne. Quindi è ovvio che è una cosa che anche se tu avessi in testa di farla a gennaio, non, cioè, devi rimandarla, perché se vendi anche Buongiorno, dopo lo devi rimpiazzare in fretta e furia, non hai Scurs, che comunque non rientrerà prima della prossima stagione a pieno regime, chiaramente affidarsi a quelli che sono in rosa sarebbe bello valorizzarli, però perdere di punto in bianco un pezzo da 90 così con Scurs ai box non è nemmeno indicato, nemmeno per una squadra che veleggia a metà classifica e che comunque non ha la problematica di essere risucchiata nei bassi fondi. Quindi questo è, senza nulla togliere ovviamente al lavoro di Longo, di calciomercato.com, di Marzio, eccetera, eccetera. Io leggo, metto insieme e mi formo una mia opinione personale. Poi che Buongiorno invece possa piacere al Milan è assolutamente possibile, anzi mi stupirei del contrario, visto il campionato che comunque sta facendo, ma in generale io credo che, ecco, anche su Instagram ho avuto uno scambio con qualche follower preoccupato, no, dell'ipotetica partenza di Buongiorno a gennaio, e direi possiamo stare tranquilli al 95%. Poi è chiaro che se di punto in bianco arriva il, dico un nome a caso, è il Chelsea di turno che ti piazza 40-45 milioni, a quel punto lì secondo me le tempistiche rimangono sbagliate, però se la guardo in ottica societaria c'è la possibilità che Buongiorno vada via, però deve succedere veramente una cosa imponderabile. Poi volevo ancora fare con voi un ragionamento sulle contropartite. Perché a me viene da ridere quando, ma questo non succede solo col Toro, succede con tutte le società di medio-basso livello, no? C'è un giocatore bravo, la big di turno va a bussare alla porta, esce una valutazione e subito i tifosi di Milan, Inter, ma Cairo chiede tot, Carnevali chiede tot, il Verona, Verona che tra l'altro ha venduto a quasi 20 milioni in gonge. Quasi 20 milioni in gonge, Verona con una situazione societaria disperata, e tutti si lamentano, non bisogna comprare all'estero. Bene, ma cari miei, voi dovete capire, questo è un discorso che io faccio spesso anche in relazione al Toro, che se non siete in grado di crescervi in casa i Buongiorno, se lo volete da noi, è perché lo reputate più forte di quelli che avete voi in rosa, ma anche in casa in prospettiva, e allora dovete pagare. Dovete pagare, e la valutazione in certi casi non la fa solo chi compra, ma la fa anche chi vende. Anche perché nello specifico Buongiorno ha un contratto fino al 2028, quindi da quel punto di vista il Toro è stra al sicuro, ok? Considerato anche il fatto che Buongiorno è un difensore relativamente giovane e che il top della carriera lo deve ancora raggiungere. Questo è comunque quello che auspico e quello che gli auguro umanamente parlando, perché è comunque un bravissimo ragazzo che merita tutto il bene possibile, a prescindere che poi rimanga ancora tanto o poco da noi.
Questo è quanto. Ed è un discorso che viene fatto sempre. E poi puntualmente i dirigenti delle big vanno dai dirigenti delle medie o delle piccole di Serie A e pagano tanto per i giocatori, perché sono giocatori validi. Come è successo per esempio a noi con Bremer. Cairo vuole rapinare l'Inter, vuole rapinare la Juve, poi è arrivata la Juve e ti ha dato i soldi che hai chiesto. Perché i giocatori bravi si pagano bene, soprattutto se non sei in grado di trovarteli da solo. Questione contropartite, anche il fatto che ci siano società che pensano di venire a casa nostra a darci la mancetta, l'elemosina, i loro scarti, dovrebbero capire che Cairo ha un milione di difetti, ma state pur tranquilli che quando un giocatore va via dal Toro, è inutile che mi citiate Belotti, perché Belotti è veramente l'unica eccezione che, come si suol dire, conferma la regola, va via bene, viene venduto bene. Vi faccio presente che solo nell'ultimo anno Cairo è riuscito a prendere 20 milioni da due giocatori in scadenza di contratto, che sono Lukic e Singo. Giocatori sicuramente bravi, che se avessimo ancora in rosa, soprattutto Lukic, ci farebbero un gran comodo, ma che comunque per tanti motivi volevano andare via. E nonostante chi li voleva sapesse che questi volevano andare via, soprattutto Lukic, che ha fatto il diavolo a 4 per 3, Cairo è riuscito comunque a prendere fino all'ultimo centesimo. Non sto a citare tutti i casi precedenti, Bremer, senza andare poi ai vari Zappacosta, perché sennò dobbiamo fare una lista lunga un chilometro. Belotti è l'unica eccezione, perché ci sono stati anche dei risvolti extracampo sui quali, vabbè, è inutile tornare. Però per il resto il Toro ha sempre scelto bene, e mi dovete dire quante volte in queste operazioni Cairo ha accettato delle contropartite. Con questo non voglio dire che Milan non abbia delle contropartite valide, ma che nella testa di Cairo, e io questo lo condivido, se tu vuoi il mio giocatore mi dai i soldi, perché poi il sostituto decido io dove andarmelo a prendere, o se ho bisogno, come nel caso magari di un giocatore in un altro reparto, con quei soldi lì decido io il da farsi, me li gestisco io, e non vado a risolvere un problema a te. Cioè, perché io dovrei risolvere un problema al Milan che valuta Colombo non valido, perché altrimenti non te lo darebbe, e tra l'altro gli strapompa la valutazione a 15 milioni di euro per un giocatore che non ha ancora dimostrato niente, quando in Europa con quei soldi lì trovi davvero di meglio. Ah, però se le valutazioni le gonfiano loro va bene, perché loro sono il Milan. Se invece Cairo, per Buongiorno, che è al momento è l'asset più importante a livello di calciatori del Torino FC, spara alto, allora non va bene, perché c'è questa malsana credenza e convinzione che le squadre di medio bassa classifica debbano lavorare per le big. Non funziona così. Se volete i giocatori gratis, ve li trovate e ve li crescete, altrimenti li pagate. Poi, piccola postilla finale, adesso a prescindere dal futuro di Buongiorno, a gennaio, giugno, quando sarà, io penso comunque che l'anno prossimo il Torino, se dovesse vendere bene Buongiorno, manterrà ancora una stagione scorsa, anche per insomma capire come recupera da un infortunio abbastanza grave e delicato. Però ecco, a questo punto io vorrei che venissero comunque valorizzati anche Sazonov e Zima, che non saranno dei fenomeni e che Juric evidentemente non valuterà come chissà quali risorse, però noi li stiamo vedendo zero, quindi non è possibile che due giocatori come Sazan e Zima non abbiano nulla da dare al Torino FC, perché tra renderli titolari inamovibili e vederli giusto nelle riprese in panchina ci sono delle vie di mezzo, e invece quest'anno troppe volte è stato fatto giocare da mezzo fuori ruolo, anche quando loro erano arruolabili. Sazan e Zima sono due asset importanti del Torino FC. Diciamolo, perché sennò poi passa la narrazione del Torino che non ha ricambi, che non ha riserve e che il roster nei reparti è corto. No, è che ci sono giocatori che non servono, sono d'accordo, ma altri di cui non sappiamo quale sia il reale valore. Sazonov e Zima, secondo me, rientrano in questa categoria. Speriamo da qui in poi di poterli vedere un pochino di più, anche per una sorta di, soprattutto nel caso di Zima, di valorizzazione. No, il giocatore non ti interessa, benissimo, diamogli qualche minuto e poi quest'estate si faranno dei ragionamenti, posto che si parla comunque di giocatori mediamente giovani e che quindi potrebbero avere del potenziale inespresso, che però se non giocano non potranno mai nemmeno lontanamente provare ad esprimere.
mi sembra proprio logico, no? Perché la continuità di minutaggio è una condizione essenziale per potersi imporre, altrimenti se non fosse così nemmeno Buongiorno sarebbe diventato il difensore che è oggi, ambito da tantissimi club tra i quali il Milan, che vorrebbe venire a prenderselo per due spiccioli e che alla fine se lo vorrà lo pagherà quanto vorrà Cairo. Grazie per l'ascolto, buon dibattito nei commenti, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, attivate la campana degli aggiornamenti, lasciate un like al video e seguitemi sui miei canali social che vi lascio in descrizione. Ci vediamo molto presto e sempre forza Toro!